Ci riporti nella Val Germanasca, nelle tue terre, nelle tue montagne, tra la tua gente e ci racconti una storia questa volta di miniera, di gente che lavora in miniera, perché molti non sanno che c'è una miniera di talco nei luoghi in cui tu ambienti questa storia. Come mai hai scelto la miniera? Beh, non è un caso, mio papà era minatore, però la genesi di Pietradolce ha 16 anni, cioè, quindi si perde un pochino più lontano nel tempo. Prima di morire papà un giorno stava piantando un sorbo dell'uccellatore e lì per lì mi ha detto due frasi un po' sconnesse, poi in realtà avevano tutte una connessione profonda, ma l'ultima cosa che mi ha detto è: tanto un giorno mi restituirai, presagendo molto probabilmente il tempo della sua morte. Quell'inverno papà se n'è andato e quella promessa involontaria è rimasta dentro di me a covare per 15 anni. Avevo capito che quel tu mi restituirai era un atto estrattivo, appunto, e quindi la richiesta non era quella, sorgiva dell'equilibrio delle lucciole, cioè dell'indagine, della casa che ci abita, ma dall'estrarre dai vuoti e quindi anche dai silenzi e quindi anche dalle cose non dette e specialmente dal canto, tutto quello che mi avevano musicato dentro, mi avevano lasciato musicato dentro. In questo libro la Val Germanasca è il punto di partenza, perché poi in realtà i protagonisti se ne andranno tutti tranne uno, o c'è chi arriverà anche da oltreoceano ma poi ritornerà, insomma è un libro di viaggi e spostamenti come una ragnatela. E quindi diciamo che i personaggi di questo libro sono i silenzi musicati tra me e mio papà.